Amici cacciatori, oggi prepareremo con i vari tagli che abbiamo visto l'altra volta. Oggi prepariamo delle bistecchine che poi andremo a fare fritte e impanate. Quindi questa è la fesa. Levo questa fascia nervosa qua perché tende a essere un pochino dura quando poi si va a cuocere. Quindi preferisco eliminarla. E vado a preparare queste bistecche. Allora, come vedete, il taglio è piuttosto piccolo, quindi se uno vuole fare un po' di figura, c'è un piccolo trucchettino per renderlo più grande. Vado a tagliare la nostra bistecca, così in maniera grossolana, non è che noi non abbiamo, siamo a casa, quindi non abbiamo affettatrice, non abbiamo nulla. Vado a tagliare la nostra bistecca. Ora, arrivati a questo punto, siamo quasi in fondo al taglio. Per renderla più grande, qua possiamo andare un altro po'. Per renderla più grande, cosa facciamo? Al posto di ultimare il taglio, noi andremo a tagliare un'altra fetta che si andrà a collegare, quindi faremo una bistecca doppia che presentata risulterà più grande. Per ammorbidirla, per renderla ancora più grande, una volta tagliata, possiamo batterla con batticarne e quindi si allargherà dell'altro e diventerà bellina sottile e fritta pochi secondi dentro nell'olio caldo verrà ottima. Quindi andiamo a tagliare. E qua concludiamo il taglio. Quindi abbiamo una bistecca doppia che, eccola qua, una volta poi battuta col batticarne andrà a allargarsi per bene e questo è il risultato finale. Una bistecca che comunque, pur essendo un capriolo, quindi risulterebbe piccolina, l'abbiamo portata a una buona grandezza. Quindi questo è come noi facciamo di solito le nostre bistecche. Ora prendo un piatto. Ne vado a preparare un'altra. Questa volta la faccio singola per vedere un po' la differenza. Ecco qua. Vado a tagliare. Ecco come verrebbe la nostra bistecca singola, quindi qua è rimasto un pelettino che lo leviamo. Questa è la bistecca singola e questa è la bistecca doppia, quindi un po' di differenza la possiamo notare. Eccola qua. Ora, quest'ultima possiamo considerarla anch'essa una fetta perché comunque ha circa un centimetro di altezza, quindi queste sono. E ora vi faccio vedere ciò che dicevo prima dell'appiattimila. Prendo un po' di pellicola, la metto sulla mia bistecca. Ora prendiamo un canovaccio per non far scivolare il nostro tagliere e il nostro batticarne. Ora cosa andremo a fare? Andremo a appiattirla spingendo verso l'esterno. Naturalmente ci vuole un po' di forza.
Vediamo la pellicola. Ed eccola qua. Abbiamo ottenuto uno spessore comunque basso, la bistecca si è leggermente allargata ed ecco perché, come tanti hanno chiesto per la foto che abbiamo postato in settimana delle bistecche, le bistecche sembrano così grosse. Né uno stegosauro, non è nemmeno un vitello, è semplicemente il capriolo lavorato in questo modo. Ora, se noi facciamo la stessa cosa con la bistecchina singola, comunque avremo un buon effetto perché si andrà ad appiattirla leggermente e si andrà quindi ad ampliare la sua superficie. Ed ecco, anche lei è pronta. Ora vediamo la differenza col pezzo iniziale. Comunque abbiamo quasi raddoppiato, quindi questo è quell'altra bistecchina. È venuta più sottile e allo stesso tempo si è allargata. Quindi abbiamo una bistecca di capriolo che sembra quasi una bistecchina di vitello. E l'andiamo a mettere. Ora andiamo a fare l'ultima. Anche l'ultima l'abbiamo un po' sottigliata. Eccola qua. Ed è così che facciamo le nostre bistecche. Mancano all'appello questi tre tagli, quindi nel prossimo video vedremo come fare per utilizzare questi tre tagli. Ad esempio, si potrebbe prendere questo bello scamone, si dà un'impanatura di erbe o comunque a piacere, quindi rosmarino, salve, si mette in padella, ci si può fare il carpaccio. Oppure io il carpaccio generalmente mi piace insaporirlo, quindi non lo faccio totalmente crudo, faccio un'impanatura di erbe e lo metto un attimino a rosolare, viene giusto la crosticina intorno. Quindi questo potrebbe essere usato in quel modo. Questo, come abbiamo già detto, potrebbe diventare un bell'arrosto e il nostro girellino si può fare, magari, che ne so, in crosta oppure altri tipi di preparazione che uno piace, oppure si può anche semplicemente tagliare a pezzettini e unire per il nostro spezzatino. Spero vi sia piaciuto e vi do appuntamento alla nostra prossima rubrica con altre nuove ricette oppure altri nuovi modi per lavorare le nostre carni. Buona giornata a tutti!